Ciao, sono Francesco e faccio parte dell'Associazione Amici delle Scuole Rete di Belluno. Oggi parleremo di Google News, che è un raccoglitore di notizie principali del giorno. Ora apriamo l'applicazione, di cui l'icona sono dei fogli con un foglio, il primo foglio con una G. Ci premiamo sopra e come vedete si esce questa schermata dove ci sono le notizie principali del giorno. Se noi scorriamo, vediamo che sono elencate delle notizie. Queste sono le notizie principali che vengono messe. Però se noi vogliamo vedere, non so, notizie in base alle categorie, basta andare sulla sezione notizie e in alto a destra c'è questa specie di barra che se noi spostiamo con il dito, ci fa vedere delle categorie. In questo caso noi scegliamo sport. Ecco, noi abbiamo premuto sport e quindi Google News ci fa vedere le notizie relative allo sport, in questo caso la vittoria dell'Inter. Google News permette anche di far vedere notizie locali. In questo caso noi torniamo su Per te, la sezione Per te dove sono notizie che vengono messe in base a cosa vedete. E in questo caso alla terza posizione, vicino al 3, c'è una notizia del Corriere delle Alpi. E come vedete c'è scritto Belluno, noi ci clicchiamo sopra e possiamo vedere la notizia completa. In questo caso si parla dei test sierologici. Come vedete voi potete scorrere, quindi potete leggervi tutto la notizia e quando l'avete letta potete tornare indietro con la freccia in alto a sinistra. Ecco qua. E siamo tornati alla pagina iniziale. Se invece volete cercare una notizia che però non è presente nella schermata e non è neanche presente nelle categorie che abbiamo visto prima, basta cliccare sulla lente di ingrandimento in alto a sinistra. Scriviamo Belluno, vi uscirà fuori la località Belluno, ci clicchiamo e da questo momento caricherà notizie del Gazzettino, del Corriere delle Alpi, dell'Amico del Popolo, che sono inerenti a Belluno. In questo caso noi scorriamo e escono tante notizie. La particolarità di Google News è che nella propria applicazione Google inserisce solo notizie vere, quindi verificate. Infatti rispetto ad altre applicazioni dove potete trovare notizie false o non verificate, Google News prende le notizie, le verifica e poi quando vede che sono vere le inserisce nella propria applicazione. Questa è un'ottima cosa per combattere le fake news. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.